Fratelli e sorelle, ciao a tutti, ben ritrovati, benvenuti in questo mio nuovo video, secondo contenuto di questo lunedì 24 luglio 2023 che la Juventus sui suoi social ha ovviamente dedicato alla ricorrenza odierna, ovvero i 100 anni che oggi ricorrono dalla prima presidenza della famiglia Agnelli con la Juventus. E allora tante sono state le iniziative oggi social da parte della Juve, giustamente tante le testimonianze di tifosi illustri. Il tutto culminerà, oggi la Juve lo ha confermato, il 9 di agosto prossimo alle ore 18:30, allorché l'Allianz Stadium si aprirà gratuitamente ai propri tifosi bianconeri per assistere ad un allenamento della prima squadra. E allora anche io oggi, nel mio piccolo, sul mio canale, accantonando tutte le vicende odierne, la tournée negli Stati Uniti della Juve, l'intervista di Mister Allegri, magari ne parliamo domani, ho voluto portare il mio piccolo contributo a questa ricorrenza riportandovi 11 frasi iconiche dell'avvocato, ovviamente Gianni Agnelli, che è quello che io ho vissuto maggiormente, oltre chiaramente ad Andrea, che mi dispiace tantissimo che oggi non sia più il presidente della Juve. Dicevo, l'avvocato Agnelli è venuto a mancare nel 2003, io avevo 23 anni ragazzi, e dunque ho vissuto tutta l'epopea di Lippi, tutta l'epopea di Del Piero. Sono diventato juventino grazie a Baggio e a Totò Schillaci, giocatori che l'avvocato ha profondamente amato. Vi riporto 11 frasi iconiche dell'avvocato corredate da altrettante importanti immagini. 100 anni della famiglia Agnelli, ragazzi, l'avvocato diventa presidente bianconero a 26 anni, dal 22 luglio del 47, dopo il padre Edoardo, il primo degli Agnelli presidente della Juve, entrato in carica giusto appunto il 24 luglio del 1923. La prima frase dell'avvocato: la Juve è la compagna della mia vita, soprattutto un'emozione. Accade quando vedo entrare quelle maglie in campo. Mi emoziono persino quando leggo sul giornale la lettera J in qualche titolo. Subito penso alla Juve. La seconda: la Juve è per me l'amore di una vita intera, motivo di gioia e orgoglio, ma anche di delusione e frustrazione. Comunque emozioni forti, come può dare una vera e infinita storia d'amore. La terza frase: vince la Juve o vince il migliore? Sono fortunato. Spesso le due cose coincidono. Questa, ragazzi, è veramente famosissima dell'avvocato. E poi, in una intervista ad Enzo Biagi, riferendosi al pentito Tommaso Buscetta, ha detto di essere ossessivamente tifoso della Juve? Se lo incontrate, ditegli che è la sola cosa di cui non potrà pentirsi. E poi ancora la quinta: prima di Juve-Ajax, ragazzi, finale della Champions 96. Nella foto c'è un giovanissimo Andrea Agnelli in tribuna con l'avvocato. Se loro sono una squadra di pittori fiamminghi, noi saremo dei piemontesi tosti. Questa me la ricordo benissimo, la disse prima della partita ai microfoni dell'allora rete Fininvest, che non era ancora Mediaset chiaramente. E poi Platini, sicuramente Michel Platini. Platini l'abbiamo comprato per un tozzo di pane, lui ci ha messo sopra il foie gras. Anche questa, ragazzi, è una frase famosissima. Su Baggio alla Juve: una volta scendevano in piazza contro la Fiat, oggi perché Baggio non vada alla Juve.
direi che il paese è migliorato. E poi ancora, sempre su Roberto Baggio, non lo scriva o lo metta con garbo. Roby Baggio è il più grande giocatorino che abbia conosciuto. Gli voglio bene. E poi, sicuramente ragazzi, le frasi più storiche, più iconiche, le dice anche su Alessandro Del Piero. Se Baggio è Raffaello, Del Piero è Pinturicchio. Per l'estetica, il modo di giocare, i suoi gol sono sempre eccellenti. È stato anche sferzante, lo ha punzecchiato molto spesso l'avvocato a Del Piero, e Del Piero questo lo ha sempre apprezzato con orgoglio. Mi ricordava Pinturicchio, adesso è diventato Godot. E sicuramente Del Piero non è Godot. Il 26 gennaio del 2003, allorché onora la scomparsa dell'avvocato mancato 2 giorni prima, con questo pazzesco gol di tacco contro il Piacenza. Ragazzi, fu un gol meraviglioso che io ricordo veramente benissimo, benissimo. E poi, ragazzi, vado avanti. La frase che è riferita a Marcello Lippi. Marcello Lippi è il più bel prodotto di Viareggio, dopo Stefania Sandrelli. Boniperti, ex centravanti di mezza età, onorevole, deputato europeo, ma quando lo si nomina fa ancora paura. Scirea era elegante, non so se fosse o sia una qualità, ma non mi viene in mente una sua rudezza quando ha giocato. E poi ancora, l'avvocato sicuramente, ragazzi, non le mandava a dire. Allora Zibi Boniek, ad esempio, diventava il bello di notte, oppure Di Aldo Serena disse è bravo dalla cintola in su. Ma sicuramente una delle frasi più iconiche, pungente e sferzante l'ha avuta sicuramente per Zdeněk Zeman, che non è stato, come sapete, avversario della Juve, soltanto in campo. Zeman è il nipote di Vicpalek, che noi abbiamo salvato dalla Cecoslovacchia comunista e riportato in Italia. Quindi anche il nipote dovrebbe avere gratitudine, perché l'avvocato era anche questo, e soprattutto questo. L'avvocato ha sempre difeso la Juventus, l'ha sempre fatto a spada tratta, e io sono assolutamente convinto che nel 2006, se l'avvocato fosse stato ancora in vita, la Juventus non sarebbe mai e poi mai e poi mai finita in Serie B. Non ne avremo mai riprova, ragazzi, ma di questo sono assolutamente convinto. E poi l'ultima frase, ragazzi, che se vogliamo è il meme più iconico dell'avvocato Agnelli sulla Juve, o meglio, verso gli anti-juventini, che noi di sovente usiamo anche sui social, sui nostri social, tuttora. E con questa, ragazzi, vi saluto. Non rispondo a quelli che odiano la Juve, perché il loro è solo un problema psicologico.